Ma la partita l'avete vista tutta, l'avete vista tutti. Partita equilibratissima, tirata difficile per entrambe le squadre. Tre rigori contro. Non lo so, faccio fatica. Faccio fatica, non mi è mai capitata nella mia storia da calciatore e da allenatore, però non cerco alibi. Sono veramente dispiaciuto perché commentare una gara per episodi. Perché tre rigori contro in una gara dove, devo essere sincero, sembrava più di giocare in trasferta che in casa, perché non mi è mai capitato una direzione arbitrale mezzo e mezzo sempre a favore loro. Mezzo e mezzo sempre a favore loro. Dall'inizio, 28 secondi, 30 secondi calcio di rigore. Io non, signori, non faccio veramente fatica perché poi non dico. E tanto il primo calcio di rigore dove ha quasi del record, ma la facilità con cui vengono fischiati gli altri due calci di rigore, come a uccidere veramente una partita, una prestazione. Poi sapevamo benissimo di giocare contro una squadra dura, contro una squadra difficile, contro una squadra in salute. Però ripeto, faccio fatica e mi piange il cuore stare a parlare di tre episodi. Ma io devo essere sincero, sapevo che oggi era una partita difficile, sapevo che oggi era una partita dove volevamo misurarci, ma così mi è rimasto difficile misurarci perché ogni qualvolta c'era una caduta in area di rigore, c'era una cosa, era calcio di rigore, quindi no, non, nei momenti topici abbiamo cercato in tutti i modi, ho cercato di. Il secondo tempo di inserire la terza punta, di giocare più offensivi, di rimanere solo con i tre e fare un 3-4-3 altissimo. Abbiamo anche creato e avuto l'occasione, tre grosse occasioni per rientrare in gara, perché queste partite si cerca sicuramente l'episodio per rientrare in gara. Non siamo stati bravi e fortunati a entrare in gara e la partita chiaramente se l'è portata via il fano. L'assenza di Casola, mister, forse oggi sarebbe servito più che in altre occasioni. Ma è chiaro che Francesco è un attaccante importante, un attaccante per noi molto importante. Oggi chiaramente non c'era per squalifica. Ripeto, faccio fatica a giudicare veramente la prestazione perché gli episodi spesso condannano psicologicamente la squadra, spesso gli episodi creano difficoltà ad una squadra a rimettere in piedi un'identità di gioco, perché poi come arrivava la palla in area di rigore era calcio di rigore. Ripeto, faccio veramente fatica, però non cerco alibi, ripeto, faccio i complimenti al Fano perché sapevamo che era squadra forte, lo ha dimostrato, però ripeto, risottolineo, tre calci di rigore così. Beh, per me sono clamorosi, con una facilità estrema. Ecco, poi ci può stare, ma con una facilità estrema dare calcio di rigore e poi con una conduzione arbitrale sempre mezzo e mezzo a favore del Fano. A me non mi è mai capitata una cosa del genere, per carità di Dio. Ripeto, ci lecchiamo le ferite, onore e merito ai vincitori, noi proseguiamo sul nostro percorso. Oggi era una partita dove volevamo misurarci, però ci siamo misurati poco perché questi episodi non mi permettono di giudicare una partita regolare, nonostante sapevo che fosse molto dura battere un grande Fano. Io non posso dire niente, io non so se ci sono i rigori o non ci sono, io ti posso parlare della partita, a prescindere dall'episodio del primo rigore, penso che era una partita sotto controllo, una partita sotto controllo che il Fano ha meritato di vincere. L'Avezzano è stato pericoloso il primo tempo su due mezzi rimbalzi, due ripartenze, è stata una partita tra virgolette sotto controllo e secondo me vinta bene, ma a prescindere dall'episodio di rigore che non posso giudicare, ma non è che mi voglio Ma sono nascondere. quelli che hanno deciso la partita poi. Purtroppo gli arbitri decidono loro come decide il portiere, se sbaglia o non sbaglia, se fa un errore il portiere perdi la partita. Questo è calcio, però non mi addentro come anche se subisco mi danno a favore. Io so che siamo partiti bene, abbiamo fatto una grande partita e abbiamo vinto meritatamente.